fronte a una crisi certamente strana, diversa dalle solite, ci hanno detto, e soprattutto ci hanno spiegato che vivono questa situazione con una certa preoccupazione. Anche l'Italia da questo punto di vista è preoccupata, però pensiamo di aver trovato delle soluzioni, almeno certamente per quanto si è in difficoltà, non la stiamo vedendo qui in Italia in termini di sfiducia. Io penso che il grande merito di tutto questo lo dobbiamo al nostro Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, che ha intuito quello che sta accadendo da tempo. Con il suo famoso libro La paura e la speranza, sono quasi 2 anni che ci dice quello che sta accadendo, nel senso che ha fatto delle previsioni, addirittura è da 10 che sostiene determinate tesi. Che cosa sostiene? Sostanzialmente proverò a spiegarlo anche in maniera molto semplice, anche perché soprattutto i giovani ci chiedono i motivi di questa crisi. E io ritengo che questa crisi è una crisi determinata dall'ingordigia della finanza internazionale, che da un certo momento in poi ha ritenuto di abbandonare l'economia reale. L'economia reale è quella manufatturiera, per intenderci, semplicemente perché i guadagni non erano più adeguati alle aspettative. Da qui la ricerca di nuovi business spregiudicati, nuovi business immorali. Ma qual è stato il percorso che di fatto ci ha portati a questo disastro? Io vorrei ricostruirlo brevemente perché penso che sarà vantaggioso per tutti anche fare un piccolo remake storico, vantaggioso per i giovani che ovviamente non conoscono queste situazioni, vantaggioso per gli adulti che certamente avranno modo di confermare che le mie parole sono sicuramente improntate da un principio di verità. Nel dopoguerra, stiamo parlando quindi gli anni che vanno dal 1946 fino a tutti gli anni 70, ci fu la cosiddetta economia da ricostruzione. Interi paesi dovevano ricostruire le loro economie e consentirono quindi legittimamente agli enti che le finanziavano, i grandi enti finanziatori, le grandi banche internazionali, di lucrare rendimenti consistenti. Erano gli anni in cui l'Occidente vedeva crescere il prodotto interno lordo in maniera entusiasmante. Con queste crescite anche i rendimenti della finanza erano altrettanto interessanti. Finita la ricostruzione, siamo già negli anni 70-80, il capitalismo fece ricorso a logiche di tipo consumistico. Che cos'è il consumismo? Lo sappiamo bene. È la fase più innaturale che caratterizza la vita economica di un uomo. Spendere per il piacere di spendere, soltanto perché si ha a disposizione capitali, mezzi, risorse finanziarie, stipendi, salari, vale per tutti, ovviamente dai grandi ai piccoli, e si commettono degli abusi da un punto di vista del consumo esagerati. Questa degenerazione prende il nome di consumismo. Questo è stato offensivo per i paesi più poveri, come voi ovviamente potete immaginare, ci riferiamo ai paesi del terzo e del secondo mondo, ma devo dire che anche per gli stessi consumatori c'è stata una fase anche di degrado morale, perché certamente chi è vittima del consumismo viene a impoverirsi sia umanamente che moralmente. Noi tutti, chiunque sta ascoltando in questo momento dietro la telecamera, sa che si potrebbero citare centinaia di sprechi. Sprechi che hanno dopato, che hanno drogato il mercato, facendolo crescere in maniera abnorme. In altre parole, il consumo per il consumo faceva aumentare ovviamente anche la spesa e quindi c'erano i mercati che ne approfittavano. Ma alla fine del XX secolo neanche questo è più bastato. Il capitalismo d'assalto ha cambiò nuovamente strategia. Approfittando della caduta del muro di Berlino e quindi dal fatto che si sono aperti nuovi mercati, nuovi spazi, e favorita anche dalle nuove regole del WTO, il mercato internazionale del commercio, e l'America clintoniana, stiamo parlando dei primi anni del 2000, spostò l'asse commerciale verso l'Asia attraverso un ragionamento semplice, elementare, quanto pericoloso. E cioè l'Asia era nelle condizioni di produrre merci a bassissimo costo. L'America era nelle condizioni di comprarle a debito. Come dice infatti il nostro ministro Tremonti, siamo stati in presenza di un patto scellerato. Negli USA e negli Stati Uniti d'America tutto veniva comprato a debito. I mutui che venivano concessi a soggetti che non erano in grado di poi poter pagare le rate, mutui ipotecari ci riferiamo, ma anche il credito al consumo da parte delle famiglie che veniva aumentato in maniera sproporzionata utilizzando le carte di credito. Quindi, fatto ancora più drammatico, il consumismo continuava a restare, ma addirittura non si consumava e non si spendeva con i propri soldi, ma si spendeva con i soldi degli altri, quelli presi a prestito. È ovvio che tutto questo ha prodotto una situazione che poco fa abbiamo definito drogata. La finanza internazionale certamente macinava utili, però non erano più provenienti da un'economia reale, ma era un'economia virtuale, fittizia, dove, ripeto, i debiti prima o dopo devono essere pagati. E siamo arrivati esattamente alla situazione di oggi, che i debiti ovviamente nessuno è stato in grado di pagarli perché erano impostati su un tenore di vita alto, erano impostati su una situazione finanziaria assolutamente esagerata. Questo già da qualche anno è sotto
è un fenomeno conosciuto dai governi e dalle finanze mondiali. E lì bisogna prendere decisioni semplici quanto efficaci. Da un lato bisognava spiegare che i tenori di vita ovviamente non erano più così alti e non potevano più essere tenute queste situazioni, e quindi bisognava ricominciare da capo, partendo su elementari principi, e cioè che il denaro non arriva casualmente nelle tasche della gente, ma bisogna assolutamente affrontarlo in termini di responsabilità, di laboriosità, di senso del dovere, di senso del sacrificio. Dall'altro bisognava affrontare la globalizzazione senza faccinoreria, senza buonismi rispetto a quanti badavano. In altre parole, bisognava emarginare quanti avevano creato i sistemi sociali assolutamente negativi e perversi. Purtroppo i governi dell'Occidente non hanno fatto tutto questo nulla, hanno preferito rimandare perché rimandando non affrontavano il problema. Ed ecco che è arrivato il nodo al pettine, dicevo poc'anzi. Paradossalmente, in tutto questo, l'Italia è il paese messo meglio nell'Occidente. Perché? Perché non ha abbandonato l'economia reale e non ha consentito agli speculatori selvaggi, quelli che ovviamente hanno avuto la possibilità di barare, di trovare queste forme di finanziamento esagerate, di prendere possesso in Italia. Non so, io direi che il sistema manifatturiero in Italia ha continuato a reggere, quella che ho chiamato economia reale, e le famiglie hanno continuato a risparmiare. Non si è comportato così il nostro debito pubblico, il nostro Stato, i nostri enti locali, che hanno invece continuato a spendere. E tanto hanno speso che oggi l'Italia ha il terzo debito pubblico al mondo. Quindi noi ci troviamo di fronte a due fattori apparentemente in contraddizione. Un debito pubblico altissimo, a dimostrazione di enti pubblici che hanno scialacquato, a cominciare dallo Stato per passare alle regioni per arrivare agli enti locali, e delle famiglie che nonostante le difficoltà continuano ad essere solide. Tutto questo ovviamente ha una prima conseguenza, e cioè che le generazioni future, quelle che verranno dopo di noi, i giovani, ahimè, sconteranno gli errori che hanno commesso quelli che hanno operato prima di loro. Dice un noto scrittore, Enrico Zanetti, che scrive per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che la lotta primera fra i popoli oggi rischia di essere fra generazioni. Debito pubblico a parte, però, l'Italia è messa bene rispetto agli altri paesi. Vi ho raccontato che a Londra c'è una preoccupazione straordinaria della situazione finanziaria, e grazie soprattutto, è messa bene, al fatto che c'è una guida forte, un timoniere che certamente è nelle condizioni, da un punto di vista economico-finanziario, di dire la sua in maniera autorevole. E quel Giulio Tremonti, ministro dell'economia, oggi sempre più stimato dai contesti internazionali, sempre più punto di riferimento dai cosiddetti grandi del mondo. Cosa dice sostanzialmente Giulio Tremonti? E qui vi lascio. Bisogna realizzare nuovamente un nuovo sistema economico, il cosiddetto legal standard. E cos'è legal standard? Dice la stessa parola. Nuovo sistema economico fondato sulla legalità, fondato quindi un sistema economico e finanziario fondato sulla correttezza, su regole che sono sostanzialmente eticamente adeguate al momento, quindi moralmente sane. E quindi nuove regole e nuove leggi che devono essere riscritte a vantaggio di tutto il popolo, e ma ovviamente non parliamo più di un popolo nazionale, ma di un contesto mondiale. Grazie per la vostra attenzione.